Andrà avanti fino a dicembre il progetto denominato I percorsi della mente, dell'Associazione di Promozione Sociale e la Cura del Tempo, finalizzato alla prevenzione e al supporto a persone con patologie neurodegenerative e ai loro caregiver. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo, il progetto di assistenza sarà operativo nei comuni di Chieti, Pescara, Francavilla al Mare, San Giovanni Tiatino, Scafa, Rosciano e Casalincontrada. Proprio a Chieti, nel foyer del Teatro Marrucino, sono state presentate le attività del progetto, come spiega l'assessore alle politiche sociali del Comune di Chieti, Alberta Giannini. Il progetto che è stato presentato dalla Cura del Tempo è la terza annualità, con un'apertura quest'anno fondamentale nei confronti della città, perché ci saranno anche dei momenti di meeting e di studio che metteranno la città in condizione di conoscere i dettagli di questo progetto, che noi riteniamo siano utilissimi rispetto all'inclusione e a fare rete con sia le persone che hanno queste patologie degenerative, ma soprattutto anche i loro parenti, perché queste patologie lasciano spesso in un isolamento coloro che ne vengono colpiti. Utilizzeremo ovviamente le professionalità all'interno della Chieti Solidale, che è il front office del comune per quello che riguarda la gestione anche pratica e fisica di queste persone. Accoglienza, orientamento e presa in carico, ascolto psicologico e supporto nell'espletamento delle pratiche burocratiche sono solo alcune delle attività messe in piedi dall'Associazione La Cura del Tempo, come annuncia il presidente Dario Maggipinto. Allora, le attività saranno principalmente rivolte alle persone con patologie neurodegenerative della fascia adulti, quindi sia giovani adulti dai 30 ai 40 fino ad arrivare anche alla terza età. Intendiamo persone con demenza, con Parkinson o con sclerosi multipla. Sarà possibile prenotarsi, insomma, inserirsi nel progetto sia partecipando e prenotandosi agli screening gratuiti, ma anche contattando la Cura del Tempo telefonicamente oppure tramite email. Avete dei numeri in vostro possesso che raccontano di questa realtà? Noi dal 2018 siamo attivi nel comune di Chieti. Abbiamo già attivato altri due progetti nel corso degli anni rivolti alle persone principalmente con demenza. Abbiamo orientativamente assistito 30 persone con demenza nel comune di Chieti per progetto, però poi anche al di là del progetto arrivano almeno una cinquantina di persone con patologie neurodegenerative che chiedono assistenza all'autonomia, quindi sia da un punto di vista cognitivo ma anche da un punto di vista sociosanitario.